collegio è solo su Rai Play. Scarica l'app. Dopo il successo radiofonico di Alto Gradimento, nasce L'Altra Domenica, ideata e condotta da Renzo Arbore. La trasmissione inizialmente è pensata come un cuscinetto per intervallare le dirette sportive della domenica. Ma ben presto Renzo Arbore prende le redini della situazione e rivoluziona il format. Musica, idee e stranezze. Introduce tanti temi diversi e grandi personaggi all'inizio della carriera, come... Roberto Benigni, ospite fisso dalle interviste quasi impossibili. Il cantante Ivan Cattaneo. Io sono la sorella di Ivan Cattaneo, mi fa girare con la museruola. La giovanissima Milly Carlucci, l'inviata speciale da New York Isabella Rossellini. È la maratona più grande delle maratone di Boston. Lo spassoso comico Mario Marenco. Mister Ramengo è impegnato a mangiare del mondo. È un programma davvero innovativo che riuscì a raccontare con i suoi inviati la nascente cultura punk dei Ramones e dei Sex Pistols. È solo il primo dei programmi di Renzo Arbore che ha fatto la storia della televisione italiana. Arrivederci la prossima settimana e grazie. E benvenuto al pubblico e benvenuto soprattutto al nuovo pubblico dell'Altra Domenica. Sono Menzani. Renzo Arbore! Ma no, Renzo Arbore! Grandissimo Renzo Arbore. Però non è da di che cosa parli. Come fu Nonzia? Questo? So che si chiama L'Altra Domenica con Renzo Arbore. Questo è ciò che conta. Questo ha fatto il film con... Questo è Roberto Benigni, ignorante! Ma non posso scendere! È ora di fare! Stasera il programma in TV non riesce a far distogliere l'attenzione sulle recenti tensioni. Qualcuno certe battute se le è legate al dito. D'ora in poi non chiamatemi più Anastasia, chiamatemi Valentina più grassa, ok? Oh Anastasia, è inutile che fai queste scene, come dire sono più bassa di Matilde, non è un insulto, devi stare calma. Secondo me è un comportamento da bambina ed è pure più grande di me, dovrebbe essere anche più matura e sapere affrontare le situazioni. Invece no, non sa affrontarti ma va dagli altri a reagirarsi le cose parlando alle spalle. Non posso dire che una persona è più magra dell'altra. Volate basso, non usate tutte le cose come scuse. Volate gente... basso, lei potresti offendere perché si potrebbe sentire troppo magra e io perché mi potrei sentire troppo grassa. Ma se una persona è magra, cosa devo dire? Sei grassa? C'è bisogno di dirlo, stai zitta e basta. Ma non ci deve stare male, ma scusa, ma è una cosa oggettiva. È come se mi parli... Basta! Non scegli te per quello per cosa. Oh, ma sto parlando con Valentina, basta. Non mi rompere i coglioni. Basta, lo decido io. Aiutami, signore, per favore. E impara, sento che sei così grande, fai la fenomena. Che se io ti parlo, tu mi guardi in faccia e non parli con gli altri, ok? Tu devi stare solo che zitto e non avere il mio nome in bocca, appunto. Rebecca. Sei quella matura, te la 2004 si vede proprio. Guarda, a impatto lo direi subito. Tu dei continui. Sicuramente, che viene lì a fare un... Non sai avere una giornata senza avere il nostro nome in bocca. Sei un'invidiosa di merda, stai zitta. Cosa devo invidiare, l'immaturità, la vammenaggine della persona? Perché nella camerata maschile questa cosa non succede? Perché siamo tutti quanti delle bellissime persone. L'indice di litigiosità sta salendo in modo preoccupante, ma c'è ancora possibilità di un chiarimento. Cioè, a me quel commento mi ha imbarazzato molto, perché io per quanto sia dimagrita ancora magari non... Cioè, sì, mi piaccio, però allo stesso tempo non mi piaccio, mi sento inferiore, diciamo, a quelle che sono le altre ragazze. No, no. Lei cerca l'appoggio degli altri per andare contro a me, Rebecca. Adesso mi metterò a piangere anch'io, non so cosa fare. Va bene, mi dispiace se mi sei sentita offesa, ma nessuno l'ha fatto con cattiveria. E se una persona ha un problema serio, ci rimane male, ti puoi prendere quei 10 minuti per rifletterci e per stare male da sola con le tue amiche. Dopo vieni da me e mi affronti se è una cosa che ti fa così male. Mi ha deluso tantissimo, Rebecca. A me non interessa minimamente ricucire questo rapporto. Mi è caduta proprio in basso come persona. Per risolvere questa questione, secondo me. Ma io gli sono già andata a parlare, cioè le cose o si calmeranno col tempo, ma adesso io non so più voglia di parlarci perché nascerebbe una nuova discussione, in questo momento non ho voglia.